Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono a bordo di Irisbus Iveco New Daily, è un 2016. Ho tolto la cravatta per riuscire a parlare un po' meglio, dato che sono anche leggermente raffreddato, per riuscire a microfonarmi, ecco qua. Invece la pashmina la tengo sempre, mi vedete sempre con la pashmina in servizio ultimamente, poiché tra le tante cose che ho rotto nell'incidente in moto di esattamente un anno fa, ci sono anche due vertebre cervicali, per cui evito se possibile di far prendere freddo alle mie vertebre scassate, di prendere colpi di vento che magari mi bloccano o mi fermano a letto molto più facilmente di prima, per cui la sciarpina è dovuta semplicemente ai danni da incidente. Praticamente sempre la tengo su sopra la cravatta, quindi in cravatto mi sistemo bene con la divisa di servizio, però poi ci aggiungo la pashmina sopra per mantenere ben caldo il collo e le mie vertebre. Questo magari ve lo racconterò in futuro in un video dedicato a cosa mi è successo esattamente a febbraio 2020, ma sono qui per parlarvi di questo mezzo e per portarvi poi a fare un giro. Ovviamente oggi salgo a Nimis da Monteprato, davanti a me c'è esattamente il suo gemello che invece sale a Taipana. Dunque vi racconto un po' com'è il mezzo. Lunghezza 7 metri e spiccioli, larghezza 2 metri 5 centimetri, per cui praticamente quasi come a guidare un Dodge Ram, il pick up americano che mi piace tantissimo, che in futuro dopo la Subaru vorrei acquistare prima che vada fuori produzione. Motorone, sound spettacolare, diciamo è un mezzo che mi intriga parecchio. Questo daily, se non fosse per i 19 posti a sedere più conducente, potrebbe essere benissimo un furgoncino guidabile con patente B. Piccolo, compatto, si manovra in un fazzoletto. Sua Taipana si gira veramente in una piazza piccolissima, a Monteprato uguale, si gira e si torna giù, sempre in pochissimo spazio. Abbiamo delle ruotine da 16 che montano 195-75 di pneumatici, ovviamente invernali, dopo ve li mostro. Massa 5 tonnellate, motore è il 3000 turbo diesel con 125 kW di potenza massima. Eccola al gemellino. Allora vi faccio vedere un po' il cruscotto che mi sta avvisando che ho il raffreddamento basso, per cui vado a controllare i livelli un attimo in modo da rabboccare se necessario. 246.000 km, non male dai, per avere l'età che ha, considerando che sono fatti tutti qua su queste stradine. Allora mostriamo un po' i comandi. La TomTom, come si può vedere, non funziona, non ne conosco il motivo. Vado a controllare subito se è stato segnalato all'officina, altrimenti lo segnalo io. Qua abbiamo soliti comandi, bocchette della reazione, autoradio incredibilmente con l'USB. Infatti poi ci piazzerò la mia chiavetta, riscaldamento, soliti comandi, dai, disattivazione dell'ASR, fendinebbia, emergenze, ventola, luci interne, chiusura porte, in questo caso elettronica, anzi chiusura porta perché è singola, elettronica e non pneumatica come sugli altri mezzi. Apriamo, va che si ricambi un po' l'aria. Crono, tachigrafo, solita macchinetta AVM che ci dice quanto manca alla partenza. Display interno che dà le indicazioni agli utenti. Ecco qua i posti a sedere, come sempre i primi inibiti al pubblico. Qua è cascata la catenina, per cui adesso ce la rimettiamo. Tac. Tendalino per chiudere e isolare la zona autista, particolarmente utile specialmente in questo periodo. Vedete sullo sfondo a sinistra sempre tutte le targhette, le indicazioni sulle mascherine, sul viaggiare in sicurezza, sul sanificarsi le mani. Ormai penso le avremo viste ovunque fino alla nausea. Quindi abbiamo solo posti a sedere, 19 più il conducente, 20 posti. Onestissimo per i luoghi in cui si va con questi minibus. Un'altra inquadratura. Adesso che ci penso,
rispondo ad un commento, un consiglio che mi avete chiesto in un altro video a cui avevo già risposto per iscritto, ma ne approfitto perché questo minibus mi ha dato un nuovo spunto. Mi avete chiesto come fare in auto per riuscire a passare al centimetro nei posti più stretti, ad andare a raso praticamente della riga sulla destra o del guardrail. Quest'autobus mi ha dato lo spunto per darvi un'altra risposta. Principalmente bisogna conoscere il mezzo e usare gli specchi. Questa è una regolazione ben fatta dello specchietto posteriore, dove si deve vedere un terzo di carrozzeria e due terzi di strada, però non si dà una visuale completa. Anzi, su certe auto è veramente imbarazzante. Io personalmente mi sono scelto la Subaru XV, che ha degli specchi molto grandi per essere un crossover. Però, ad esempio, la BMW 330 che avevo prima aveva degli specchietti veramente minuscoli, erano grandi come lo schermo del mio cellulare. Si vedeva poco e spesso nelle manovre, quando mi accostavo sulla destra, abbassavo lo specchio per vedere dove era la ruota. È un po' una seccatura. Per cui, che consiglio mi sento di darvi, che mi ha suggerito esattamente questo mezzo? Di usare un grandangolare. Come vedete, su questo minibus fa veramente vedere dov'è la ruota sempre. Per cui in auto vi consiglio di montare qua sulla destra dei mini grandangolari che penso siano fatti per chi traina roulotte, adesivi. Di solito li montano a sinistra, però io vi consiglio di montarlo esattamente in questa porzione qua, in modo di avere praticamente un secondo specchio come il nostro grandangolare qui sotto, che vi dia esattamente il senso di dov'è la macchina, di dov'è la ruota posteriore e di dov'è la fiancata rispetto al guardrail o alla linea che delimita la carreggiata. Ve lo faccio vedere da fuori. Ecco qua. Come al solito vedete tutti i bei loghi censurati. Questo è il mio di oggi e davanti c'è il suo gemellino che sa la Taipana. Ovviamente quello davanti è parcheggiato bene, io invece mi sono parcheggiato male subito dietro, poiché volevo mostrarveli entrambi in serie e poi comunque devo portarlo su a far pulizia e sanificazione a Tarcento. Come vi avevo già detto nella live, mi trovo nella zona dove si produce il ramandolo. Sono a Ramandolo, nella zona dove si produce quest'ottimo vino. Come si può vedere qua, le colline sono piene di filari. Eccoli là. Guardate che bella giornata abbiamo oggi. Mamma mia, non c'è una nuvola. Facciamo un bel primo piano sulle gemellate Continental, come tutte le invernali che equipaggiano i nostri mezzi. Le estive non mi ricordo. Tac, vediamo. Ecco lì, lì dentro c'è l'indicatore di usura, per cui manca ancora tanto, sono veramente ben tappate. Abbiamo detto 7 metri, eccolo qua, bello agile per infilarsi ovunque. La vista posteriore praticamente non ha bagagliaio, ha solamente le bagagliere sopra i sedili. Io si può vedere, è in tonso, non ha neanche un colpetto o un graffio. Per fortuna, poiché anche l'occhio vuole la sua parte, non so, ma a me non ispirerebbe molta fiducia salire su un mezzo tutto ammaccato. Invece su questi, belli, senza un graffio, puliti, danno un'ottima immagine aziendale. Gomme anteriori anche ben tappate, usura in linea con le posteriori, magari hanno un po' più la spalla mangiata, poiché facendo strade di montagna succede. Fari classici alogeni, non abbiamo gli xeno purtroppo. E lì sotto abbiamo i fendinebbia che fungono anche da luci di svolta. Infatti, anche con le ruote così sterzate di poco si accende quello di sinistra. Solito frontale da furgoncino per trasporto passeggeri, dunque un po' più alto, e con il display collegato alla VM che ci dice ovviamente dove vi porta. Adesso giustamente segnala che sono fuori servizio poiché ho ancora la chiave girata. Eccoci qua. Come
Così in questo video vi beccate anche questo. Ovviamente prima segnava la mancanza di liquido di raffreddamento il cruscotto e in effetti siamo bassi, per cui adesso che ho il motore freddo che devo ripartire si faccio un bel rabocchino. Mettiamolo fuori che non caschi dentro. Non vi ho ancora mai mostrato i portelloni dietro, ma ovviamente questo ha il motore davanti. Questo suo bel cofano, guardate lì che bel filtrino, bello pulito. Dai, rabocco e parto. Eccola, adesso siamo a buon livello. Controlliamo di aver chiuso bene. Tac. Pronti per partire. Tac. Anche questo fa parte dei compiti dell'autista, controllare sempre livelli di olio e raffreddamento. Come sempre indosso i miei Ray-Ban polarizzati, praticamente fanno parte della mia divisa non ufficiale. E anzi potrebbero essere inseriti nel vestiario, poiché per il nostro lavoro sono davvero uno strumento indispensabile. È indispensabile proteggere gli occhi ed avere una visuale perfetta sulla strada. Per questo video è tutto, vi porto a fare un giro, ci vediamo a bordo. Ovviamente scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se avete delle curiosità, delle precisazioni. E per questo video penso sia tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale e vi do già appuntamento al prossimo video, ciao! Pronti per un bel cold start, Iris Bus Iveco Daily. Sembra che non ci sia nessuno, ma adesso controlliamo se ho qualche coincidenza. Qua non è segnato niente. Aspettiamo ancora 2 minuti, vediamo se arriva qualcuno da Udine dintorni. Parto. Anche se sono vuoto, come si può vedere. Un collega è già arrivato in deposito mentre stavo partendo, per cui ho aspettato 2 minuti in più alla fermata, ma adesso si parte. Vi porto a fare un giro a Cerneu, a Monte Prato e poi torniamo a Nimis e andiamo su a Taipana. Questa è la seconda tranche del mio turno di oggi e per la terza tranche del turno di oggi sicuramente salirò a Tarcento, dovrò cambiare mezzo, dovrò prendere il 12 metri, però non mi sono ancora letto la tratta, non mi sono ancora studiato la mappa, anche perché ho comunque 2 ore di pausa e bene o male le linee qua nei dintorni le ho già fatte quasi tutte, per cui mi basta leggerle velocemente, vedere se ho qualche deviazione o se devo entrare in qualche località diversa dal solito, però in linea di massima conosco già le strade e le linee. Thank you.
Eccoci qua. Allora, dato che sono vuoto, ne approfitto per fare ancora due chiacchiere con voi, per raccontarvi un po' questo giro, questa linea. Adesso sono salito a Cerneu, ero in anticipo di un paio di minuti, quindi mi sono fermato a fare orario per ripartire, per non lasciare a piedi nessuno. Bisogna sempre aspettare, bisogna sempre buttare un occhio sull'AVM e per capire gli orari, per rispettare gli orari, poiché non bisogna tardare, però soprattutto non bisogna anticipare le fermate. Quando sono un attimino in anticipo, perché magari non c'è traffico o gli orari sono larghi o la linea è calcolata, insomma, su tempi diversi, mi fermo in fermata, rigorosamente nel quadratino dedicato allo stallo degli autobus. Appena scatta l'ora precisa, riparto con la mia bella linea. Sono ancora vuoto, per cui vedete la mascherina appesa lì. Stamattina invece l'ho usata, poiché avevo comunque un passeggero a scendere da Monteprato. Qua teniamo bene la destra, la strada è abbastanza larga, per cui si incrocia agevolmente con questo mini gli altri veicoli. E come potete vedere dalla cam esterna, praticamente vado radente la linea, in modo che quando incrocio qualcuno non devo neanche tirarmi sotto. Sono già Eccoci qua, proviamo lo sterzo di questo daily, qua è al massimo e gira giusto giusto. Non eccezionale, mi pare che gli sprinter abbiano un razzo minore, però dai, ci accontentiamo, si difende bene, tutto sommato. Ma guarda che bella giornata è oggi. È arrivata la primavera, quasi. Bisognerebbe chiedere un parere al mio collega appassionato di previsioni, Manuel, che sicuramente ci saprebbe dare una spiegazione tecnica di queste temperature e questo bel tempo, questa alta pressione. Davvero non c'è una nuvola e lavorare così è uno spasso. Ok, l'AVM segna 0, per cui siamo perfetti in orario. Passiamo piano in centro qua, questa piccola frazione, e poi su avanti. Come potete vedere dalla cam esterna, qua si può andare praticamente radenti al muro senza grossi fastidi, grazie agli specchi grandi e al grandangolare che ci dice esattamente la nostra posizione. Guarda qua quante primule. Ecco, speriamo che questa strada dissestata non mi stacchi la cam esterna, poiché altrimenti resta lì dov'è. Io perdo la mia camera da battaglia e voi perdete un interessante punto di vista, specialmente su poi dove passiamo, dove manovriamo dentro a Monteprato. Cioè, ok, lo ammetto che fa sorridere questo clacson confronto alle trombe dei 12 metri.
Però d'altronde, come dicevo, questo potrebbe essere benissimo un furgoncino da patente B, per cui ovviamente non abbiamo le sospensioni ad aria, non abbiamo il compressore che carica l'aria anche per i servizi terzi oltre che ai freni, e dunque il clacson è di quelli classici elettrici. Allarghiamo un po', suonatina, e guarda qua lo sterzo del nostro Iveco. Il 3000 spinge il giusto, dai, insomma, magari a pieno carico sarebbe un po' più fiacco, ma così tutto sommato è onesto. Finché si portano 4-5 persone, 8 persone, 9 persone, che di più non possiamo portarne adesso, insomma, se la cava benone, dai. E non vi ho parlato ancora del cambio. Come avete visto, è un classico manuale 6 marce. Eccoci qua, incrociati senza problemi con un altro furgoncino. Classico manuale 6 marce, molto corte, perché ovviamente la velocità, come sempre, è limitata a 100 km orari anche per questo mini, per cui non ci serve aver marce lunghe. Ok, la quarta non la tiene, però già salire in terza è niente male. No, la quarta non gli va, troppa pendenza. Ecco, adesso neanche la terza. Ho perso lo slancio e quindi sono dovuto scendere in seconda. Il difetto principale dei motori turbo di queste camionette, secondo me, è fondamentalmente una turbina un po' troppo grande. Una turbina che penso non sia a geometria variabile, ma presumo sia fissa. Questo non lo so, dovrei chiedere ai meccanici, ma da come si comporta direi fissa e piuttosto grandicella, perché è vero che quando la tieni su di giri spinge bene, però quando cala, ciao, o scalimarcia o tanti saluti. Cioè, ecco, sì, sui 2000 giri ha una buona spinta. Però quando scende sotto muore e ti costringe a scendere di marcia. Tipo qua, boh, ci prepariamo già scalati. Ecco. Ancora proviamo lo sterzo, pennelliamo a compasso la curva che porta a Monte Prato. E vediamo. Sarebbe curioso sapere a che altezza si trova, ma non lo indica il cartello. In realtà non penso arrivi neve da queste parti. Allora, questo è il nostro capolinea, però noi andiamo a girare su, poiché quello lì è un cortile privato. Sarei riuscito a girare anche lì, però insomma non mi pare carino girargli nel cortile. Andiamo su qua in centro, dove c'è un piccolo spiazzo per poter manovrare e tornare giù. Infatti sulla VM ci sono 2 minuti di differenza che appunto consentono di arrivare qui, girare e tornare indietro. Una leggera retromarcia. E si riparte. Ecco, immaginiamo di avere... Ecco, io in questi casi mi immagino sempre di essermi comprato un bel Dodge Ram
di arrivare su e girare con nonchalance come si gira questo furgoncino. Lo sfrutto praticamente per prendere le misure per quella che in futuro vorrei diventasse la mia auto principale. Mi piacerebbe mantenerne più di una, però i costi di gestione, ragazzi, non sono indifferenti. Allora, un minuto di pausa, apriamo la porta. Gradi esterni, sta benissimo in camicia. Adesso ho tolto anche la pashmina, ho rimesso la cravatta perché il servizio va fatto con la divisa completa, pulita, stirata e a posto. Adesso siamo in orario, per cui dai che si riparte. Non vi ho mostrato ancora, mi sono dimenticato prima nella panoramica, e dov'è il retarder? Perché anche questo Mini sa il retarder. Ecco, una cosa che mi mancherebbe sul RAM, essendo automatico, sarebbe proprio il retarder. Grazie signora di averci ricordato la tratta. Dicevo, il retarder si trova qua sotto, vicino al mio ginocchio destro, tra la chiave ed il cambio. È questa levetta qui. Ovviamente, immagino come tutti sia un retarder ad acqua, e ovviamente se io lo tiro e metto in folle lui comunque rallenta, poiché agisce sulla trasmissione e non sul motore. Tac, fate folle, tac, e mi permette di cambiare marcia in tutta tranquillità, mi permette di scendere praticamente senza toccare i freni. Molto buono questo retarder, mi piace un sacco perché va veramente bene. Adesso lasciamo precedenza. Ecco qua, seconda, retarder a fondo corsa, allarghiamo un po' e scendiamo. Tre scatti di retarder, ci infilo la terza, che comunque è corta su un mezzo del genere, e lui scende senza fare una piega. C'è ancora la cam? Sì, c'è. Ci fa. Eccolo qua. Retarder a fondo corsa, terza. Praticamente non tocco il freno, nonostante la pendenza sia discreta, non mi serve toccare freno, anzi adesso gli mollo anche un due scatti di nuovo giù prima della curva, anticipiamola. Eccolo qua, sentite che rallenta, rallenta, rallenta. Senza aver toccato il freno. Due colpetti di clacson. Ok, qua che spiana. Molliamo un filo e poi torniamo giù in vista del tornante. Un bel frullatore, molto elastico, come avete visto ho fatto il tornante di terza al minimo, e qui devo metterci anche un po' di freno, di nuovo terza al minimo, non sussulta, non fa niente, scende sotto i 1000 giri.
come sempre sui motori Iveco niente da dire, sono performanti, sono duraturi, gran motori. Il resto mi sembra discreto, dai, insomma, è il classico furgoncino. Non mi aspetto materiali, finiture extra lusso, però la sufficienza, ma anche un bel 7, dai, glielo diamo tutto a questo Mini. Poiché guardate qua che strade si deve fare ogni giorno. Nimbi, stiamo una sfaldatina su di qua o lasciamo le strade come un groviera? Sì, 250.000 km fatti su queste stradine e mi sarei aspettato di trovarlo in condizioni peggiori, invece dai, è bello solido, sempre tendente al chip, però in realtà mi sembra più solido dei Iveco 12 metri, più duraturo, e perché anche l'usura di volante, pomello, pedali, e mi sembra inferiore rispetto, ecco, e mi sembra tutto sommato fatto meglio rispetto ai suoi fratelli maggiori di 12 metri, ai Crossway e agli Arway. Cioè, mi sembra più duraturo, un po' più solido. Probabilmente, appunto, come ci suggerisce il nome, nasce come furgone da lavoro e dunque daily, per cui ci montano sopra componenti sicuramente economici, però più robusti rispetto ai fratelli maggiori. E la cosa mi piace assai. In realtà, prima, col lavoro che facevo prima di fare l'autista, avevo valutato per l'appunto anche di comprarmi come seconda auto un furgoncino, tipo non un daily perché non mi serviva di queste dimensioni, ma un Ducato, sì, insomma. Poi ho scelto, per fortuna, di cambiare settore, di dedicarmi a fare l'autista, e dunque del Ducato non se ne è fatto più niente, insomma. Mi sono comprato la Subaru, che è dotata di gancio di traino, per cui posso di nuovo utilizzare il rimorchio che avevo sulla mia buona vecchia Golf Serie 4, che ho fuso un anno e qualche mese fa. Aveva i suoi bei 400.000 km, andava ancora benone, non mangiava un filo d'olio, era proprio vissuta, però mi è successo di toccare sotto e rompere la coppa dell'olio, per cui ai tempi avevo fatto due valutazioni al volo e mi sono detto vabbè. E avrebbe avuto molti lavori di manutenzione da fare, perché avevo un finestrino rotto e avrei dovuto fare la cinghia di distribuzione, avrei dovuto fare la frizione, sospensioni, carrozzeria. Cioè, era molto vissuta come auto, anche se da fuori più di tanto non si notava, e di motore veramente come nuova. Ho fatto due valutazioni, ho provato comunque ad arrivare a casa poiché mi mancavano 5 km e purtroppo è morta per strada. Alla fine ho dovuto chiamare il carro attrezzi e qualcuno che venisse a recuperarmi. Qua abbiamo 12 minuti di attesa, apriamo la porta perché inizia a scaldare.
Buongiorno. Qui è un nuovo. Eh sì. Ogni tanto. Sì. Batta i panna, Sì, no? sì, sì.